Assolutamente sì, una edizione che si rinnova di anno in anno, coinvolge 5 regioni del sud, la Campania, la Puglia, la Basilicata, la Calabria e la Sicilia. Arriveranno delegazioni da tutte e 5 le regioni, circa 450 persone. Saranno 3 giorni di ritrovo per stare assieme e convivere e condividere dei momenti, diciamo, di svago, ma anche per fare degli approfondimenti. Interessante il convegno che è organizzato per sabato 26, che approfondisce sul tema delle aree interne, della silver economy, del welfare e della sanità. E abbiamo chiamato per questi approfondimenti illustri esperti, tra i quali Luca Bianchi, direttore dello Svimez, una professoressa dell'Università della Calabria, ci sarà Amalia Bruni, consigliere regionale, però sappiamo anche esperta e scienziata neurologa, il professore Perticone dell'Università di Catanzaro e a concludere ci saranno l'assessore Gallo, ma anche il presidente nazionale di CIA e il presidente nazionale di ANP. ANP è quella che di fatto organizza questi eventi, perché è l'Associazione Nazionale dei Pensionati di CIA Agricoltori Italiani, e che però, a cui però in questi eventi si uniscono anche, come diceva lei, altri soggetti di generazioni diverse per momenti conviviali. Nell'arco dei 3 giorni, oltretutto, sono stati organizzati anche degli eventi, ulteriori altri eventi, del tipo il venerdì pomeriggio 25, all'arrivo gli ospiti troveranno, diciamo, un attrezzato padiglione di degustazione, con degustazione di prodotti tipici calabresi curato da ARSAC, che ringraziamo sin da ora per il lavoro che hanno fatto. Ci sarà anche Croce Rossa, che ha attrezzato un gazebo, farà della, diciamo, con dei medici per fare dell'attività di prevenzione. E il sabato pomeriggio sono previste delle uscite verso due location. Una è il museo di Sibari e un altro è il museo della liquirizia su Rossano. Il tutto si concluderà domenica con una presentazione di prodotti tipici calabresi, dove i presenti potranno anche acquistare questi prodotti. La nostra associazione è composta, almeno in Calabria, da circa 10.000 pensionati, e quindi è un bel gruppo. La nostra festa, che si svolge ogni anno, ha soprattutto lo scopo di, prima di tutto, conoscerci tra le regioni, ma poi anche di collegare, fare dei ponti tra la nostra generazione, quella dei pensionati che hanno dato tanto all'agricoltura, che poi pensionati per modo di dire, perché in agricoltura non si va mai in pensione, e anche le nuove generazioni. Infatti in questa festa, oltre ai pensionati veri e propri, partecipano anche figli di pensionati, quindi persone attive, che hanno l'occasione di confrontarsi con la nostra generazione. Interessante anche i temi che si svolgono, perché sono temi di attualità, soprattutto per noi l'invecchiamento attivo e anche lo spopolamento delle zone interne rurali.
è un oltre al convegno, però ci sarà anche la festa. La festa interessante, perché sarà proprio una festa, una festa di incontro. Importante anche l'apporto che porteranno le altre regioni, perché è un'edizione, appunto, una festa interregionale. Certamente, la nostra festa per l'Italia meridionale sono tre parti divise all'Italia, centrale, nord e meridionale. Le regioni che partecipano alla nostra festa, la festa del sud, sono Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia e Campania. Quindi sono, anche se gli interessi sono sempre gli stessi, dei pensionati, però con visioni e anche con, su territori diversi, quindi con modalità a volte diverse, ma tutte allo scopo di far sì che la nostra età sia un ponte di congiungimento anche con le nuove generazioni, come dicevo prima. È importantissimo, questo focus servirà intanto a coniugare le vecchie generazioni, le generazioni con più esperienza, non vecchie, con più esperienza, con le giovani generazioni che vivono in questa area e che hanno intenzione di restare a svolgere un lavoro che è importantissimo per il nostro territorio. Le aree rurali hanno bisogno di questo tipo di esperienze, hanno bisogno di persone che hanno voglia di restare, creare economie, creare sviluppo in quelle aree dove c'è bisogno di avere mente giovane per far partire il turismo, l'agriturismo, le economie, i prodotti tipici di queste aree. Io penso che sia un elemento fondamentale per far partire l'economia di queste aree e del territorio nazionale in genere. Quindi le aree rurali sono la discussione che si sta facendo in tutti i tavoli dove questo abbandono sta portando ad avere risultati negativi che non possiamo più sostenere e che deve essere subito cambiata marcia, inversione di marcia, perché dobbiamo un attimino rivalorizzare di nuovo tutte queste aree che sono attualmente stanno diventando all'abbandono e che portano poi a ripercussioni di danni sul dissesto idrogeologico e su altro che stiamo tutti quanti vedendo in questi giorni sui media e dappertutto. Quindi non possiamo più aspettare, e questa è una delle occasioni per affrontare tutte le esigenze che vive il nostro paese e le aree rurali in prima persona. Quindi la CIA ha questo obiettivo, ce l'ha da un sacco di tempo, quindi con questa occasione riusciamo ancora di più a rafforzare, a mettere i soggetti interessati più vicino possibile alla discussione, alla soluzione dei problemi che affliggono il nostro territorio. È molto importante che CIA Nazionale, la sua ANP, abbia scelto la nostra regione per questa manifestazione giunta alla quarta edizione, alla quale partecipano i pensionati del settore agricolo che aderiscono alla CIA. Saranno in Calabria circa 500 persone, per noi è motivo di orgoglio, noi diamo sostegno e assistenza e ringraziamo la CIA per aver voluto ancora una volta, dopo Euromontana, pensare alla Calabria come location per organizzare manifestazioni di rilievo nazionale e internazionale. Ecco, ancora una volta l'agricoltura al centro delle politiche regionali. Sì, l'agricoltura calabrese che sta recuperando orgoglio e consapevolezza, ancora una volta anche grazie alle sue organizzazioni professionali, è al centro delle politiche nazionali per fare anche turismo destagionalizzato, per far conoscere la nostra regione e per parlare di agricoltura, quella sana.